Ciao ragazze, top! Bentornati in un nuovo vlog, il Roma Vlog! Siamo a Roma, ovviamente lo sapete. Bene ragazzi, come vedete sono qua sul divano a casa di Dennis e guardate che bella questa felpa nuova di Harry Potter. Poi ve la faccio vedere, stile college, mi ha regalata Dennis. Molto bella, adoro, veramente bellissima. Ah, arriveranno i regali di Natale, state tranquilli, perché abbiamo tante, tante, tante cose da fare, però arriverà tutto, vedrete tutto, 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 tutto. E nulla, oggi vediamo cosa fare. Pensavamo, avevo in mente delle cose, non ve lo dico perché se non lo faccio poi no, però comunque. Ci vediamo vlog facendo, ragazzi. Adesso ho fatto. Ho montato un po' di video. Già mi sono portata avanti. Ho fatto un nuovo TikTok che era tipo da tempo che non facevo TikTok. E se non mi seguite, seguitemi. Mi raccomando, su TikTok sono chiaradalessandro.78. Seguitemi. Vedrete tanti TikTok belli, interessanti, entusiasmanti, allegorici. Bene. Vedremo cosa faremo oggi. Allora, ragazzi, questa è una bellissima maglia di Dennis. Qui ci sono le cucce dei gatti, vi faccio il long tour di Dennis. E qui c'è la fontanella dei gatti, bellissima. E qua c'è uno specchio molto grande. E vi faccio vedere la mia felpa di Harry Potter. Ah, ho sui jeans questi qua di Shein. So quanto si riesca a vedere. Molto bella. Vediamo se riesco a farvela vedere anche dietro. Non so che cosa sto inquadrando, ma fa niente. Comunque, oggi i capelli sono così, vedete? Molto, molto belli. E molto cresciuti, non trovate? Adoro tutto ciò. Spero si veda. Comunque bellissima la felpa, di Harry Potter, è veramente bellissima, veramente questa felpa, molto, poi tra l'altro è felpata, felpa felpata, tiene molto caldo e mi piace. Questi pantaloni sono di Shein e mi servirebbe la cintura perché sono diventati un poco larghini, però l'ho lasciata a casa la cintura, ma fa niente, sono tutti i dettagli, ragazzi! Sono tutti dettagli irrilevanti! E niente. Ah, guardate questo qua. Sapete che ce l'ho anche io, che mi ha regalato mio marito. L'abbiamo regalato anche a Dennis. Sta molto bene. E non vi faccio vedere altro perché. Perché no? Comunque, faccio vedere queste cose che ci sono qua. Guardate che bella questa. Questa gliel'ho regalata io. Uno dei regali uno dei milioni di regali che ci siamo fatti tra noi, Dennis, insomma. Molto bella, veramente. Qua ci sono le mie salviettine che ho fatto l'igienizzare il telefono, così. Questo di Davide. E qui vedete, ci sono appese le cose nostre. E nulla, ragazzi. Guardate che carini, guardate che belli questi gatti. Allora, lei è Trudy, Trudy. Lui è Tito. Chiamano Natalie. Sono sempre in coppia. Si dice il mio computer, non ci fate caso. Perché appunto stavo montando dei video. Tito, Trudy. Ma che carini che sono, ma non sono un amore. I gatti sono la cosa migliore del mondo. Belli, belli, belli. Ovviamente le mie gattine mi mancano. Comunque, ah, per chi si era chiesto chi curava i gatti di Dennis. Dennis è la donna delle pulizie, e gli veniva, che ormai è proprio di casa, e gli veniva a dare da mangiare i gatti. Vero, Tito? Tito? Allora, ragazzi, adesso siamo arrivati a sera. Praticamente stiamo guardando un film che è molto bello. Adesso non so il titolo, dopo ve lo dico.
E non c'è niente di meglio che guardare Netflix, mangiarsi la pizza in compagnia. Veramente bello, vero amore? Veramente bello, sì, sì. Siamo un po' stanchi, ragazzi, perché è tardi. Effettivamente sono le 11. Dennis, ci sei? Sì, tutto a posto. Adesso vi faccio vedere che cosa abbiamo preso. Allora, abbiamo preso arancini, supplì normali e supplì cacio e pepe. E poi ovviamente abbiamo preso la pizza. E poi qua abbiamo il film, ma non è questo in sfondo. E niente ragazzi, mangiamo in compagnia questo l'arancino più buono che ci sia. So, comunque buon appetito! Buon appetito, anzi buonasera. Buonasera, esatto. Ma sono tutti arancini? No, questo penso sia arancini, questo è supplì, quello è supplì. Allora, questo è arancino, giusto Dennis? Questo è arancino? Sì. Supplì, normale penso, supplì sì, cacio e pepe. Sono gli arancini di spizzico, non sono quelli... Sì. Arancino? Sì. A vedere? Che ripieno ha? Sono mignone. Sì, non è il vero arancino siciliano che abbiamo preso l'altra volta. Sono contento. Mi sa che... Cioè, per fare una cosa in fretta e furia... È buono? Però... No, qua è vicino, eh. Mi sa che questo è cacio e pepe, eh. Non lo so. Buon appetito. Buono. Allora, questa è la mia pizza. È diavola. Buona. È bella morbida, ragazzi. Guarda, vi faccio notare. Abbiamo ordinato da spizzico. Questa è quella di mio marito, che gli frega una patata. Questa è mio marito, gli frega una patata. E Dennis ha preso tonno e cipolle. Ha preso tonno e cipolle. Bene. Outfit of the day. Ho su dei leggings. Questi, una canotta. E questa felpa molto carina. Calizia. Che tipo crop. Che ho lavato. Che avevo subito quando sono stata la betta. L'ho lavata e l'ho messa. Molto carina. Sono arrivata da Dennis. Carinissima. Bene ragazzi, adesso stiamo andando. Bene ragazzi, siamo pronti, stiamo uscendo per andare a fare un altro giretto e penso proprio che andremo a prendere anche gli arancini e poi vediamo insomma quel che si fa, si fa proprio un giro di parole. Sarà delirio veramente così. Beh. Anche perché è mattina, quindi come state ragazzi? Cosa state facendo di bello? Siete in vacanza? Avete finito le vacanze? Cosa fate? Cosa non fate? E niente, noi siamo in compagnia e ci divertiamo. Yuhu. Allora ragazzi, siamo qui alla farmacia Mealli. Dennis Mealli. E siamo venuti a fare il test così, giusto per, perché si fa ogni tanto. Noi l'abbiamo già fatto, stiamo aspettando, poi dopo vi faccio vedere. Comunque si compila il foglio, si va dentro, si paga, poi si va qua dentro, si fa e poi aspettiamo l'esito. E niente ragazzi, qua c'è un'area di neve pazzesca, fa un freddo bestiale. Infatti ci ha misurato la temperatura, io avevo 33. Fa, no perché vite da fuori, fa freddissimo. E comunque ragazzi, cioè, fa freddissimo, c'è aria di neve. E niente, aspettiamo l'esito, poi ve lo faccio vedere. Ragazzi fa freddo, si barbela. Adesso ragazzi vi faccio vedere il mio certificato, ovviamente negativo. Allora vedete Alessandro Chiara e dietro giriamo negativo, quindi c'è la data anche? Sì, qua. Allora qua la data 10 gennaio 2022 le 11:11, cioè veramente negativo. Eccoci qua ragazzi, si chiama Delizie di Sicilia. Speriamo di trovare gli arancini, ma ci dovrebbero essere. Comunque vi faccio vedere di nuovo le passarelle, cioè, che meraviglia, che meraviglia, guardate. Oh che meraviglia ragazzi, questi qua si sono anche dei pasticcini. Quelle cheesecake lì sono buonissime. No guarda, allora non lo faccio da portare.
No, no, quanta roba che c'è di più. Beh, questi cosa sono? Questi sono i bottini di arisa di maiale, all'interno c'è la mortadella. Signorina, sulla comunale? Grazie. Che profumo. Il filo di vino bianco? No, acqua grazie. Mamma mia, che profumo, ragazzi, non potete... C'è molta più roba a quest'ora. Meraviglia. Ragazzi, c'è un tempaccio, guardate, vi faccio vedere le nuvole, cioè per farvi capire qua è pazzesco, c'è un vento pazzesco. Ci troviamo a Firenze, dove siamo? Firenze? O... No, ma Firenze abbiamo passato, ci troviamo più o meno a Firenze, ragazzi, e fa freddo, niente, io vi saluto qui. To be continued, vabbè che qua posso anche tirare giù la maschera perché non c'è nessuno. E allora ragazzi, io spero che il vlog vi sia piaciuto, mi raccomando, se siete iscritti iscrivetevi, insomma vi vengo a prendere a casa, in tutte le città, faccio il tour ragazzi. E nulla, spero che vi sia piaciuto appunto, grazie a tutti i miei iscritti, iscrivetevi sempre, mega bacione, qua tossiscono meglio tirarsi sulla mascherina. E niente, ci vediamo al prossimo vlog, ciao!